Dal 1 settembre Don Egidio Borella non sarà più a capo delle parrocchie di Pallanza, l'annuncio nel fine settimana nel corso delle sante messe. Lo sostituirà Don Giovanni Antoniazzi, attuale parroco di Briga a Novarese. La notizia del trasferimento di Don Borella non è stato un fulmine a ciel sereno. A Verbania la voce circolava già da qualche tempo. L'avvicendamento è stato ufficializzato da Monsignor Brambilla con una lettera alla comunità religiosa pallanzese. Don Giovanni, ha scritto il Vescovo, è nato a Borgosesia nel 1967, sacerdote dal 1992 e ha vissuto i suoi primi anni del ministero come coadiutore nell'oratorio di Grignasco. Dal 2009 ad oggi è parroco a Briga Novarese. A Pallanza raccoglierà l'eredità di Don Egidio, un'eredità lunga 33 anni, una presenza costante dal lontano 1986. Il suo lavoro pastorale è cominciato nella parrocchia dell'Immacolata e San Bernardino da Siena, prima come parroco in collaborazione con un altro sacerdote, poi dal 1995 come unico parroco. Successivamente ha raccolto il testimone da Don Rino Bricco, diventando parroco di Madonna di Campagna, a cui di recente si è aggiunta anche Cavandone. Il suo ministero nella città di Verbania è stato lungo e molto fecondo, tanto che l'amministrazione comunale gli ha conferito nel 2017 la benemerenza della città, ha sottolineato ancora il vescovo. L'onorificenza gli è stata consegnata nel maggio del 2017 in occasione dei suoi 35 anni di sacerdozio. Un missionario della sua terra, così fu accolto fra gli applausi 2 anni fa al Teatro Maggiore la sera dell'8 maggio. La stessa motivazione alla base della benemerenza sottolinea il legame che ha sempre contraddistinto il sacerdote e Verbania. Persona dotata di grande umiltà, autorevolezza, carisma, straordinaria dedizione e passione per la comunità, per la vicinanza alle famiglie in difficoltà e ai più piccoli, annoverato tra gli artefici della creazione del centro di incontro Sant'Anna, impegnato in attività di aggregazione e animazione per i giovani, insegnamento a scuola, per strada, nelle case e nei centri estivi, estate per ragazzi.